In TV, i piaceri della vita. Ci troviamo a Casa Sagredo, dimora patrizia della nobile famiglia Sagredo, che nel corso degli anni ha visto il susseguirsi di artisti come Sebastiano Ricci e Giambattista Tiepolo, che hanno contribuito a rendere questo palazzo un museo riconosciuto oggi come monumento nazionale. Le 42 camere e suite dell'hotel sono arredate con arredi d'epoca e ricchi tessuti. Uno stile classico che armonizza la ricercatezza e la comodità. Casa Sagredo, Venezia, 8 dicembre 2021. Info Spettacoli presenta le sue riviste patinate. Eccomi con il professore Fabio Marini, chirurgo estetico. Buonasera professore. A lei buonasera. Allora professore, la bellezza diciamo che è molto ambito oggi, no? Cerchiamo un po' tra virgolette un po' tutti la perfezione. Parliamo un po' di questa chirurgia estetica. Sì, innanzitutto sono agevolato perché in un posto come Venezia, dove l'arte la fa da padrona, dove l'armonia e la bellezza sono di casa, e io faccio questo lavoro e a me piace raggiungere la bellezza soprattutto come armonia, perché sa benissimo che la perfezione non esiste, però tutto è perfettibile attraverso l'arte medica. Quali sono, se possiamo entrare un po' nel tecnico così diciamo, gli interventi più richiesti? Ah, sì, gli interventi più richiesti sono sicuramente l'aumento del seno, la rinoplastica, la liposuzione. Però se posso fare un appunto, sicuramente in questi ultimi anni la chirurgia è un pochino in discesa. Tutti i nostri pazienti vogliono poca chirurgia e trattamenti non invasivi. Quindi naturale, allora rimaniamo. Soprattutto ci appoggiamo alla tecnologia, alle metodiche che sono soft, e le metodiche non invasive per sia il rimodellamento del corpo e per tutto anche per l'aging del viso. Ma anche uomini? Sì, tantissimi uomini. In questo esempio noi abbiamo negli Stati Uniti il 50% sono uomini, il 50% sono donne. E noi ci stiamo avvicinando, io ho tantissimi uomini che frequentano le nostre strutture, le nostre cliniche. Dottore, dove si può trovare? Noi siamo nel territorio abruzzese marchigiano, quindi tra Pescara, Teramo e San Benedetto del Tronto. Grazie mille. Grazie a lei, è stato un piacere. È un piacere per me conoscere questa sera queste due ragazze bellissime, tra l'altro cugine, toscane, Simone e Valentina, che hanno rilevato un locale storico, il mitico locale Le Panterai a Montecatini. Buonasera ragazzi. Buonasera, buonasera, ciao. E grazie della bellissima presentazione. È veramente un piacere. Allora, parliamo un po' di questo locale che per noi veramente ha fatto tutto, tanto, quindi proprio mi emoziono persino a parlarne, perché è veramente un locale storico in cui abbiamo veramente vissuto dei bellissimi ricordi. Esatto, questo è un locale che è chiuso dal 2015 e che noi abbiamo riaperto e rilevato, quindi con l'idea di ampliare locali e di fare non soltanto discoteca, quindi divertimento, ma ristorante e anche spa. Ci hanno concesso l'acqua termale e quindi abbiamo, diciamo, questa chicca, la spa avrà questa l'acqua termale, e siamo molto felici perché daremo vita a questo locale che comunque è nel ricordo di tanti,
e gli diamo una nuova visione, un po' più moderna, un po' più contemporanea, che abbraccia un po' tante cose, che è quello dello stare bene, quindi del benessere, ma anche della ristorazione, quindi di mangiare bene e poi di fare delle belle serate, quindi divertimento, perché ne abbiamo assolutamente bisogno. Sì, è bello vedere come ne parlate, no? Veramente con entusiasmo, quindi lo sentite proprio, cioè quasi un figlio da tirare su, no? Quindi siete cariche. Quando si potrà venire? Quando riparte? Quando riapre? La data esatta ancora non abbiamo della riapertura, ma molto presto, abbiamo in previsione comunque primavera e estate, quindi fare una bella ripartenza con la bella stagione. E quindi non vediamo l'ora di darvi la data e ovviamente vi aspettiamo tutti. E abbiamo una grossissima responsabilità, perché comunque sappiamo che Le Pantraie è nel cuore di tutti, è un locale storico veramente che ha ricordi dagli anni 50-60, e quindi siamo cariche e ce la metteremo tutta con la nostra impronta anche giovanile e femminile, perché siamo al 100% donne. Anche donne. Quindi sì, esatto, facciamoci valere. Esatto. E io sono sicura che farete bene, perché vedo un entusiasmo nei vostri occhi che è top, 100%, e vabbè, vi faccio tanti complimenti e noi non vediamo l'ora di venire a trovarvi appena sarà aperto Le Pantraie, ok? Stati ovviamente all'inaugurazione, speriamo quanto prima, e vi aspettiamo. Grazie mille, grazie, grazie. Buonasera a tutti e benvenuti allo Smaila. No, allo Smaila. Sbaglio sempre. Allora. For once in my life, I have someone who needs me. Someone I've needed so long. For once I'm afraid I can go where life leads me. Someone I know love is strong. For once I can say I can change it to the care. Long before I know someone warm like you, who makes my dreams come true. For once in my life, I will let sorrow hurt me. Mi sento salvato, not like it hurt me before. Quiero fumar sigaro. For once, I will say, I can let sorrow hurt me. I don't want love anymore. Ah, for once I can say, this is mine, I can take it. As long as I know how I have love, I can make it. For once in my life, I have someone who needs me. Benvenuti a tutti, cari amici. Hey, number one on the top of the list.
passion. Please step back, it's master your cramping. You here for long or no, I'm just passing. Do you wanna drink?